Benvenuti a tutti, passiamo subito la parola alla dottoressa Carapello. Tirozia Andrea, Biondo Veronica, Cioppi Anna, Grego Rossella, Nunzio Giuseppe, Ginocchio Vincenzo, Affinita Clemente, De Lucia Carmine 73, Moniello Vincenzo, Ferrara Marcantonio, De Lucia Carmine, Pascarella Tiziana, Crisci Pasquale, Signorino Clelia, De Lucia Francesco, Nunzio Igino, Piscitelli Cesare. Grazie dottoressa, buongiorno a tutti. Innanzitutto un augurio a tutti i papà che ci hanno messo al mondo insieme alle mamme e tutti i papà che ci hanno lasciato e che vengono da parte. Auguri anche a Giuseppe, esempi di papà ne abbiamo. E passo la parola al sindaco. Buongiorno, non faremo comunicazioni per tutte le particolari, anche se avremo da fare la ricezione del Consiglio interno, ma rimandiamo tutte le comunicazioni di grosso potere che abbiamo avuto, ma anche con criticità che stiamo portando avanti. Oggi volevo solo salutare, associarmi agli auguri del Presidente, a tutti i papà, al nostro assessore Giuseppe, a tutti coloro che festeggiano oggi. Per cui partiamo direttamente con il Consiglio Comunale, con un argomento importante che abbiamo tutte le giorni, rimandando un'analisi complessiva dell'attività che abbiamo messo in campo in questi ultimi 2 mesi, dove ovviamente faremo anche una accurata discussione, anche perché nel prossimo Consiglio Comunale ci andremo a occupare del bilancio preventivo del 2020. Buon lavoro a tutti. Grazie Sindaco. Quindi passiamo subito all'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? All'unanimità, favorevole. Il secondo punto all'ordine del giorno riporta appunto la ferma condanna del Consiglio Comunale di Santa Maria Capua all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Partendo da una presa d'atto di una conferenza di Capigruppo svoltasi il 26 febbraio a Vicenza, subito dopo l'invasione della Russia in Ucraina. Vi riporto l'estratto del verbale di Capigruppo che già in rappresentanza del Consiglio abbiamo espresso una ferma condanna e poi provvederemo a votare, sperando l'unanimità, una posizione dell'intero Consiglio, perché date che abbiamo avuto questa opportunità di vederci così a breve, sembra anche giusto e d'obbligo esporci ad avere la nostra posizione. Durante la conferenza abbiamo il verbale disponibile agli altri e abbiamo scritto: premesso che il giorno 25 febbraio il Presidente del Consiglio ha ritenuto indispensabile un confronto sui gravi fatti di guerra che stanno coinvolgendo i territori dell'Ucraina, in concerto con il sindaco si è venuto a coinvolgere l'intero Consiglio Comunale, convocando in primis la conferenza dei Capigruppo in forma urgente. Si procede con la seduta di conferenza biasimando innanzitutto il vile attacco di guerra in atto da parte della Russia. Condiviso il documento informativo del Presidente Draghi alla Camera dei Deputati nel giorno 24 febbraio stesso, i presenti unanimemente aderiscono all'iniziativa governativa di biasimo nei confronti delle operazioni di guerra in atto e l'invasione dei territori ucraini. Già la Costituzione italiana ripudia ogni forma di guerra, ma l'invasione premeditata della Russia nei confronti delle libere istituzioni dell'Ucraina va assolutamente stigmatizzata, poiché è inosservante del diritto internazionale, della Carta fondamentale dei diritti dell'uomo e del cittadino. Il Comune di Santa Maria Capua, l'intera amministrazione e il Consiglio Comunale esprime piena vicinanza al popolo ucraino per l'atroce invasione dei propri territori da parte della Russia. Da rappresentanti eletti di liberi cittadini di un libero Stato,
i presenti si dichiarano fieri ed orgogliosi di far fede ai valori democratici del dialogo, della diplomazia e della pace. I nostri valori, così come i nostri padri costituenti vogliono tramandarci, ci spingono a condannare con fermezza ogni atteggiamento bellico, promuovendo il confronto civile e democratico come unico strumento di risoluzione di ogni conflittualità, nella vita tutela della vita umana e dell'esaltazione del valore della politica nel suo senso più alto. Auspichiamo fortemente che al più presto cessino le azioni militari e che si possa tornare ad apprezzare il valore della vita in pace al di là di ogni confine. Questa fu la presa di posizione in conferenza di Capigruppo e in questo momento vi portiamo a votare, vi chiediamo di votare questo documento che ovviamente sarà corpo integrante e fondamentale della delibera di Consiglio. Quindi i consiglieri comunali, votiamo questo detto, che i consiglieri comunali prendono atto e fanno proprio il verbale della conferenza di Capigruppo, che il Consiglio esprime la più ferma condanna per l'invasione del territorio sovrano dell'Ucraina e il bombardamento delle sue città messe in atto dall'esercito russo. La piena solidarietà e vicinanza al popolo ucraino che si trova ad affrontare un difficile momento per la propria democrazia. La piena solidarietà e vicinanza ai cittadini ucraini e residenti sul nostro territorio. Il Consiglio Comunale auspica la soluzione del conflitto attraverso i canali della diplomazia internazionale e il ruolo incisivo dell'Europa, lamentando che la guerra, come la storia insegna, non è mai un mezzo di composizione delle controversie tra gli Stati. Condivide le sanzioni inflitte alla Russia a livello internazionale, europeo e italiano e gli impegni economici a sostegno del popolo e della nazione ucraina da parte dell'Italia. Sostiene fortemente la sovranità dello Stato ucraino, il diritto all'autodeterminazione dei popoli, il rispetto incondizionato della dignità e delle persone e dei diritti umani. Fa voti al governo italiano e alle istituzioni dell'Unione Europea a impegnarsi senza ritardo alla promozione di un accordo politico tra le parti che porti rapidamente a un cessato il fuoco, ripristinando il diritto internazionale atto a garantire l'indipendenza e la sovranità dell'Ucraina, a favorire anche attraverso il ricongiungimento familiare l'accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dalla guerra, ad operarsi per la creazione di un fondo europeo per introdurre meccanismi economici di compensazione per equilibrare i danni che le singole nazioni europee subiranno per via delle sanzioni imposte alla Russia e delle conseguenti contro sanzioni. Impegna il Sindaco ad attivare ogni iniziativa utile per coordinare e sostenere attività di accoglienza dei profughi nel nostro comune anche con la collaborazione delle associazioni no profit presenti. Questo si propone al voto, se qualcuno vuole intervenire ovviamente ha la facoltà di intervenire, consigliere Giunzo, prego. Molto brevemente, diciamo condivido la conclusione dell'ordine del giorno che riguarda la guerra ucraina, perché facendo parte anche della conferenza del Capigruppo, diciamo, abbiamo deciso di a fare il problema di portare questo mondo da dire giorni, però volevo leggere brevemente un breve commentato da parte di Fratelli d'Italia per quanto riguarda la crisi ucraina, che in queste ore sta destando attenzione e angoscia nella comunità internazionale e rappresenta uno degli eventi più drammatici della storia recente dell'Europa. L'invasione dell'Ucraina è un disprezzo a tutti i valori fondamentali della nostra Costituzione, che ripudia ogni guerra come strumento di offesa alla libertà dei popoli come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Non diversamente l'atto unilaterale di aggressione che la Russia ha fatto ai danni dell'Ucraina, anche in spregio a quello che è il diritto internazionale, quale strumento di risoluzione giuridica dei conflitti. Quindi, dal punto di vista nostro, grazie anche diciamo, a quello che ha appena detto il Presidente del Consiglio, come il Comune,
sinceramente il problema italiano italiano prende una posizione di pace della fine che finiscono queste guerre in Europa, cioè, oggi tocca veramente la vicina, no? E auspica proprio la comunità internazionale di agisca in termini proporzionali alla sicurezza, a tutela dell'indipendenza e dell'inviolabilità della cultura italiana. Quindi poi, per quanto riguarda le conclusioni, logicamente la forma che abbiamo trovato nella conferenza del capitolo è quella che viene approvata anche dalla conclusione dell'Italia. Grazie consigliere Luzzo, c'è qualche altro intervento? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità passa il numero di ordine del giorno. Prima di passare al secondo punto, ovviamente voglio salutare l'assessore esterno Michele Luzzo, che ha commesso prima di salutare. E lo ringraziamo per la sempre assidua presenza. Punto numero 3 dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della ingenitorialità. Passo subito la parola al consigliere Tiziano Mazzarella che illustra il contenuto. Grazie Presidente, buongiorno al Consiglio Comunale e un saluto particolare ai rappresentanti del gruppo Padri Separati oggi qui presenti e dai quali proviene la proposta di istituzione di un regolamento comunale per l'istituzione e la tenuta del registro della bigenitorialità. Si tratta di un regolamento di peculiare importanza perché è volto a tutelare il diritto soggettivo del minore alla bigenitorialità, inteso come quel diritto del minore stesso a poter fruire dell'apporto educativo ed affettivo di entrambi i genitori, a prescindere da ogni genere poi di rapporti intercorrenti tra i genitori. Si tratta di un regolamento che si articola in 7 articoli e 4 allegati e che necessita ovviamente come requisito fondamentale la residenza di un minore nel nostro comune e della potestà genitoriale in quanto poi ad entrambi i genitori. A seguito dell'iscrizione del minore nel registro della bigenitorialità, ovviamente tutte le comunicazioni che faranno riferimento al minore necessiteranno quindi di essere comunicate al punto di domicilio. È quindi un regolamento ovviamente di peculiare importanza che ha un alto valore morale e civico e di conseguenza vi invito a darne approvazione. Grazie consigliere. C'è qualche intervento? Passiamo subito alla votazione. Chi è favorevole per l'approvazione del regolamento? All'unanimità il regolamento è approvato. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità passa anche per l'immediata eseguibilità. Punto numero 4 sull'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la gestione dell'ambulatorio online. Passo sempre la parola alla consigliere Tiziana Pascarella, prego. Vabbè, il regolamento per la gestione dell'ambulatorio rappresenta un aggiornamento del precedente regolamento dell'anno 2015 e che ovviamente va in effetti a regolamentare e a disciplinare in maniera particolare le nuove competenze che sono attribuite a ciascun settore. In base a questo nuovo regolamento, infatti, ciascun settore sarà competente della modalità di gestione, ovviamente poi di comunicazione di tutti quegli altri provvedimenti per i quali è richiesta la pubblicità legale. E vi invito a dare l'approvazione. Grazie consigliere. Se non ci sono interventi, passiamo subito alla votazione. Chi è favorevole? All'unanimità viene approvato il regolamento sull'ambulatorio online, che essendo un aggiornamento non ha bisogno di immediata eseguibilità. Grazie e passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Approvazione schema di convenzione con il comune di Alfaia, ex articolo 30 del QL numero 267 del 2000, per la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento e alla successiva gestione operativa. Per l'occasione passo la parola al sindaco. Siamo attraversando un momento importante per quanto riguarda le opportunità dei comuni. Ieri hanno con il PNRR e noi probabilmente nel prossimo consiglio faremo una puntualizzazione su tutti gli obiettivi e i finanziamenti che siamo riusciti ad ottenere come Santa Maria Brigha, non sono poco, siamo oggi a dei crediti finanziati di circa 30 milioni di euro per opere da realizzare, in particolare l'infrastruttura scolastica. Oggi qui siamo per andare ad approvare una convenzione sempre per un finanziamento importante, un
di generazione urbana, abbiamo verificato che poter avere un punteggio importante, poter avere l'obiettivo di raggiungere questo finanziamento, era necessario convenzionarci un plazzo piccolo per raggiungere i 10.000 abitanti. Ebbene, abbiamo fatto una convenzione, oggi è all'attenzione del Consiglio, una convenzione tra il Comune di Santa Maria Vittoria e il Comune di Arco. Per cui questa convenzione ci consentirà, quindi questa intesa ci consentirà di poter partecipare a questo bando per la rigenerazione che per la verità scadeva il 30 marzo, per cui abbiamo accelerato e oggi di sabato, per questo motivo siamo anche qui per discutere questa convenzione. Ma poi questa settimana è arrivata la porta, per cui il bando e quindi scade, è stato prorogato al 30 aprile. Il convenzionamento prevede l'opportunità di ripartire, abbiamo fatto un'intesa che ripartiamo i fondi qualora il finanziamento si otterrà, è un importo complessivo di 5 milioni, si ripartirà in base alla popolazione, ormai alla popolazione di oltre 1.000 abitanti, quindi siamo oltre 14.000 abitanti. Per cui abbiamo anche voluto evitare preoccupazioni perché alcuni dicono che bastava la delibera di giunta, ma consultando sulla segretaria, quando si parla di convenzionamento tra enti, è necessario che la convenzione venga approvata dal Consiglio Comunale. Per cui oggi mettiamo all'attenzione del Consiglio Comunale questo importante provvedimento convenzionale di avanzi per fare in modo di poter ancora una volta partecipare e ottenere quei risultati che Santa Maria Vittoria sta ottenendo. E vi dico rispetto a anche ai tanti comuni, ormai è una questione anche dei censimenti, ha un numero alto, per cui insieme a Santa Maria Vittoria riusciamo a superare il 15, quindi abbiamo una, veramente una buona opportunità di raggiungere questo obiettivo. Vi ringrazio per tutto. Grazie Sindaco, io aggiungo solo che questa è soltanto la mia opportunità, perché in effetti la convenzione riguarderà e continuerà anche per altri bandi che usciranno in futuro, quindi è obbligo principale e prevede anche la gestione in forma associata di tutti diciamo, i fondi che arriveranno grazie alla presentazione dei progetti congiunti. Quindi veramente una bella opportunità, propongo ovviamente di voto unanime al Consiglio e passiamo qui alla votazione. Chi è favorevole? Anche lui ci sono interventi. Chi è favorevole? All'unanimità passa il punto all'ordine del giorno. L'immediata eseguibilità è favorevole, all'unanimità passa l'immediata eseguibilità. Il Consiglio ovviamente prossimo sarà il Consiglio di bilancio previsionale, ci incontreremo in una conferenza del gruppo, come già ci siamo detti, dove imbastiremo l'ordine del giorno anche con la presenza di alcune interrogazioni per adesso sospese, anche per l'assenza il consigliere Piscitelli, e voglio ringraziare per la difficoltà ovviamente i vigili urbani, la protezione civile e il service sempre più presente e chiamato all'ultimo secondo il consiglio urgente, gli addetti alla comunicazione, Angelo Verdicchio che è stato impeccabile anche questa volta e il dottor Vincenzo Congino che ci supporta per la trasmissione online e ultimo ma comunque la più importante la dottoressa Iollo che è sempre più presente e che ci supporta. Grazie a tutti gli intervenuti e ancora buona festa di papà nello spirito della pace. Buona giornata. Prima del primo.